Plants vs. Zombies, Heroes, the lawn of a new battle. Oh, molto molto bene ragazzi, rieccovi qua, bentornati sul mio canale, il Cico che vi parla, e siamo ritornati su Piante contro Zombie Eroi. Ho cominciato questo episodio stranamente con questo acquisto, con l'acquisto di un paio di gemme. Ho speso un paio di gruzzoli per acquistare queste 550 gemme. L'ho fatto per voi, l'ho fatto per questo gioco perché mi sta piacendo particolarmente. Vedo che piace anche a voi, quindi questo è un modo, insomma, come al solito, di ringraziarvi per il vostro continuo supporto, per le vostre visualizzazioni, mi piace, commenti e altri modi di supportare il contenuto del mio canale, il contenuto di questo gioco. Quindi 550 gemme per questo episodio. Perché le ho acquistate, ragazzi? Perché voglio, ritornando appunto a questa sezione, acquistare, ragazzi, i 4 pacchetti che contengono il fiore di maggio. Finalmente i creatori hanno rilasciato appunto il modo di acquistare questa nuova carta, appunto per la fazione delle piante. E quindi non volevo perdermela perché ha delle caratteristiche importanti e sicuramente mi darà una mano per i futuri mazzi. Mazzi che poi saranno costruiti appunto intorno alle sue abilità. Quindi non perdiamo altro tempo, acquisteremo questi 4 pacchetti, vedremo cosa contengono, a parte il fiore di maggio che è garantito. E visto che acquisterò questa pianta, della quale avremo 4 coppie, il prossimo episodio di Piante contro Zombie Eroi sarà dedicato appunto a mostrarvi questa pianta. Quindi faremo una pausa, ci fermeremo rispetto alle missioni del gioco e farò un episodio dedicato a questa pianta. Un'altra cosa, in questo episodio chiaramente finiremo le missioni con la fazione degli zombie, però a fine episodio non vi mostrerò una battaglia fatta contro di voi, perché in pratica, diciamo, questo episodio l'ho fatto in modo inaspettato, non era programmato, perché in pratica il prossimo video che dovevo caricare sul canale sarebbe stato registrato su Piante contro Zombie Garden Warfare 2. Perché non l'ho fatto? Perché in pratica l'episodio doveva essere fatto sul nuovo evento nel portale misterioso di questa settimana, solo che praticamente c'è un bug, qualche problema tecnico nel gioco, quindi i creatori hanno deciso in pratica di stoppare per un attimo il portale misterioso, bloccare ogni accesso. E mi hanno tolto anche tutte le stelle, tutte le monete, quindi non posso registrare un episodio su Garden Warfare 2. Spero proprio che molto presto ci ridiano la possibilità di ritornare e soprattutto allungare il tempo che abbiamo a disposizione, non solo per il portale ma anche per acquistare nuovi pezzi leggendari da Rux, perché Rux sorprendentemente è ritornato nelle fogne appunto per celebrare questo periodo del ringraziamento. Quindi sorprendentemente è ritornato, ma colto veramente di sorpresa perché non ero preparato con le monete. Quindi in pratica si è portato dentro la valigia un sacco di carte leggendarie, e una in particolare sto cercando di acquisire, che non vi posso far vedere in questo episodio, però è importantissima e credo piacerà anche a voi. Non so se ci riuscirò perché costa un sacco, ma anche perché a causa di questi problemi tecnici non so come poi andrò a sistemarmi con le partite e con gli episodi. Ma comunque, a parte tutti questi discorsi, siamo qua e quindi acquistiamo questi 4 pacchetti, ragazzi. Sono scontati del 25%, come al solito. Gli sconti appunto sono arrivati dopo il cosiddetto Black Friday, quindi gli sconti di novembre, che accolgono un po' ogni genere e ogni, diciamo, oggetto acquistabile, non solo per i giochi ma per qualsiasi altra cosa voi vogliate acquistare. In questo periodo appunto ci sono gli sconti, e la stessa cosa vale anche appunto per i pacchetti bonus che si guadagnano acquisendo questi qua, i pacchetti premium. Mi dispiace perché volevo acquistarne altri 10 pacchetti e vedere cosa ci stanno dentro, però non vi preoccupate, andiamo col calma. Sicuramente in futuro avrò la possibilità di acquistarne altri. Per adesso prendiamo questi
questi quattro pacchetti e il nostro fiore di maggio. Allora, acquistiamo, perché ho parlato fin troppo. Fantastico, fantastico. Apriamoli tutti, perché il gioco non ci fa aprire uno ad uno. Ok, abbiamo delle premium eccezionali. Non ci interessano più di tanto. Ah, ecco cosa ci interessa. Ah, te proprio no. 4? Caspita. Sì, eccola qua. La pianta che cercavamo tutti. 4 coppie. E l'altra, sì, anche l'altra carta garantita. I girasoli. Altre 4 coppie. I girasoli gemelli. Fantastico. Mi servivano per il mio mazzo del Cavaliere di Noce. Un mazzo che si basa appunto sul tenersi sulla difensiva ai primi turni, poi spingere ai turni successivi. E con questi girasoli questa tattica la potremo mettere in atto più velocemente e più facilmente. Ma comunque, eccolo qua, il nostro Fiore di Maggio. Vi ricordo nuovamente le sue abilità. Appartiene alla categoria Furboni. Costa 3 soli, 2 di attacco, 3 di difesa. È un fiore pianta, anfibio. Quando danneggia lo zombie eroe, aggiungi un mais, uno schiaccia zombie e un fagiolo a caso alla tua mano. Quindi è una pianta fantastica che potremo chiaramente utilizzare, perché ci può dare una mano nel mazzo del costruito intorno alle piante fagioli, schiaccia zombie oppure mais. Fantastico, raccogliamole. Molto bene. Ok, 550 gemme passate proprio, men che non si dica. Le altre, sì, l'altra parte di gemme, ragazzi, le ho acquisite in pratica salendo di livelli nella lega nel multigiocatore. Come vedete, sto già a livello 30 nella lega di diamanti. Fantastico. E quindi questo spiega il numero consistente di gemme che già avevo. E torniamo, sì, andiamo in collezione, ricicliamo le piante, le carte extra. 250. Fantastico. Ok, voglio vedere. Ok, 485. Come al solito c'ho... Mi ricordo come si chiama? Di questo energia, sì, questa... non so se... Vedrò dopo se acquisterò qualcosa che mi interessa, che mi serve. Questo costa 1000, non ce l'abbiamo. Potremmo acquistare qualche carta super rara da 2,50. Ma per adesso non mi interessa, non sto cercando qualcosa in particolare. Per adesso voglio solo finire le missioni e dal prossimo episodio vedrò di fare appunto un mazzo intorno al Fiore di Maggio e dedicare quell'episodio a quella pianta. Passiamo dunque alle missioni con la fazione degli zombie. Anzi no, scusate, voglio prima ritornare nella collezione, perché voglio fare alcune modifiche al mazzo della nostra Netton. E sì, mazzo lapide, eccolo qua. Piccole modifiche. E che modifiche potremo apportare? Qualche altro zombie lapide. Che abbiamo qua? 4 coppie, ah, solo 3. Solo 3, zombie K e spada. Interessante. Interessante, potremmo... Giardiniere paesaggista, abbiamo solo 2 coppie. Ah, ecco cosa potremmo acquistare con 2,50. Lo facciamo subito. Erbicida, abbiamo una sola coppia. E quindi facciamolo. Fantastico, 2 coppie ci saranno molto utili. E chi togliamo? Togliamo questo che non è lapide, non so perché l'ho aggiunto. Poi togliamo i 2 zombolini, anche se li ho aggiunti perché sono anfibi. Problema che su quella fila non abbiamo zombie. Ah, potremmo aggiungere questo qua. Aggiungiamone 2 di lui. Abbiamo la nostra carta leggendaria, che ce lo teniamo.
Allora, fatemi ragionare. 4 copie di te. 4, ma davvero? Ma davvero? Proprio 4. Scusate, ma sposta una pianta. Sposta una pianta. Interessante. Molto interessante. Abbiamo pochi zombie lapide che rientrano in queste due categorie. Sfortunatamente, quindi non so che fare, ragazzi. Non so che fare. Se modificarlo o tenerlo così. Però 4 copie di te. No, togliamo 2 su, non. Abbiamo l'altra copia di erbicida che ci può dare una mano in questo senso. E quindi. Questa è lapide, giusto? Fatemi vedere. Sì. Zombie pattumiera. E lo aggiungiamo. Che dite? Costa 3 cervelli. Ne abbiamo già 2 zombie. 4 copie di te. No, 3 possono andare bene. Uno di te. Molto bene. E 2 zombie pattumiera. Dove sono? Fantastico. Che dite, può andare bene? Non lo so, non lo so. Ho seri dubbi. Ma comunque, facciamo queste due missioni velocemente, ragazzi. Non andremo né nel multigiocatore, non vi farò vedere né neanche le partite fatte contro di voi. Finiremo appunto questo capitolo. Dal prossimo episodio già ho programmato appunto l'argomento che tratterò. Quindi facciamo la quarta missione nel capitolo Codice Arancione Invasione Cedro contro appunto l'eroe pianta Cedro. Oh, ecco chi c'è, Cavaliere di Noce, parlando di girasoli gemelli. Chi si rivede? Salve amico! Vediamo un po', che abbiamo qua? Ah, il nostro intagliatore, quello che volevo. Te costi troppo. 2 coppie, non ci interessa. 1-3-4-3. Togliamo lui, un 2? No, solo un altro intagliatore. Ascoltami con attenzione, il Cavaliere di Noce è semplicemente fuori di noce, non vuole altro che condurre le sue amiche noci in battaglia. Quando sono assieme diventano proprio difficili da fare secchi. E secondo il Cavaliere di Noce, più a lungo si combatte, meglio è. Ma davvero? Non ti preoccupare, ho scelto apposta l'erbicida, ne abbiamo 2 coppie. È letale contro il mazzo del Cavaliere di Noce. Vediamo lui, aspettiamo. Ah, un fiore. Campanula. Ok, una a te, una a me. Molto bene. Ah, un altro tizio che costa un botto. Sì, giochiamone un altro, so. Uno zombie ottiene -1/-1. Ok. Quindi non può attaccare. Zero di attacco. Allora giochiamo il nostro trucco. Perfetto. Ah. Ce lo teniamo per un altro turno, sicuramente. Ah, se è il terzo turno, pensavo fosse il quarto, ma lo possiamo spostare. Lo possiamo spostare, quindi aspettiamo, vediamo cosa fa la noce. Ok, lo cura. E lo spostiamo qua. Non mi interessa per adesso quel 2 della Venere, anche se cura il cavaliere. Cura il tuo eroe tutte le piante per 4. Ok. Va a 19, quindi la Venere lo cura solo per 1. E siamo 16 a 16, il prossimo colpo lo pareremo. Oh, fantastico. Fantastico. Giochiamo il pongo salterino qua. Oppure qua. Dove? Qua, va bene qua. Con 4 soli vediamo cosa gioca. Ah, il cactus. Il tuo eroe non può essere danneggiato in questo turno. Strana giocata. Ah, l'ha fatto per la noce. E facciamo rimbalzare.
il cactus. A questo punto sì. Fatto un errore, devo giocare sulla fila della campanula, il pogo. Oppure no, no, viene potenziato, scusate, non ho, sono ricordato degli intagliatori. Fantastico. Chi rimettiamo dentro la lapide? Lui, che ha 1 e 1 di difesa, quando uscirà faremo tornare la difesa al normale. Molto bene. Ah, Trick e Corizzo. Ah, fantastico, solo che abbiamo la fila dell'anfibio sull'acqua occupata per adesso. E quindi aspettiamo. Sì, perché sto pensando a una combo, ragazzi, di giocare lui e poi fare imbalzare una pianta sulla sua fila. Quindi facciamo che il pompiere, giochiamo il pompiere e facciamo ritornare il pogo nella nostra mano. Con la Venere non ci preoccupa per adesso. Ah, giocato perché su quella fila? È la lapide. E chi facciamo rimbalzare? Il pogo, sì, giusto. Tiene +1/+1 dall'intagliatore, l'altro uscirà adesso dalla lapide. Da +1/+1 anche a lui. Però sfortunatamente farà una brutta fine. Potremo il prossimo turno giocare il nostro antieroe su quella fila. Dovremo solo sperare che non pari il colpo. O al massimo. Anzi no, facciamo così, sì. Pingiamo proprio. +2 sulla noce, ok. Per 4 su quella fila. Quindi parerà il colpo, ragazzi. Speriamo di no, io me la rischio. Spero non lo faccia. Invece l'ha fatto. Sposta una pianta, ottiene +3. Ah, ok. Ti preoccupare, tanto la faremo rimbalzare. In questo modo. Abbiamo solo zombie, ma non nessun trucco, quindi giochiamoli. Copiamo queste file. Un'altra Venere, ok. E un cactus. Benissimo. Togliamo te. Molto bene. E abbiamo un potenziale di 10 di attacco diretto. Quindi siamo 10 a 6. Anzi no, 10 a 8. La Venere ha curato il cavaliere per 2. Molto bene. Un altro tizio che possiamo utilizzare per spostare una pianta davanti alla nostra lapide. Facciamo così. Fantastico. Dimmi che non ho capito tutte le file. Oh, alleluia. Un trucco. Sicura altri 2. Qua altri 2 ancora. 7 diretti. Questo parato. Ok, genera un muro di noce. Salute 6 e pesca una carta. Non ha più super colpi. Quindi questo turno sarà decisivo. Perché giocheremo il nostro orco e sposteremo nuovamente quella noce da lì. Quindi un sacco di zombie che spostano le piante, ragazzi. Fanno spazio ai nostri tizi con i loro antieroe. Lo spostiamo qua. Perché questo è letale. Fantastico. Ottime giocate. Ok. Molto bene.
Bellissima partita. Fantastico. E l'ultima missione sia contro il boss, il cedro. E andiamo. Cedro contro Netton. Ah, a quanto pare inizia con una noce. Ah, abbiamo la nostra, il nostro trucco. O quello che speravo. Te costi troppo. 3-3, no, dammi l'intagliatore, caspita. Niente. Ah, ci deve mettere a dura prova sto gioco, altrimenti è troppo facile. Cedro inizia con più 5 di salute e un muro di noce. Spremi con l'agrume, spremi la dovere. Lo spremerò. Un'altra noce? No. Ah, un mazzo congela, eh? Ok, se proprio vuoi. Giochiamo lui qua, sperando che non ha... Ah, fantastico. Vai, pirata! Più uno. E a tutte piante con meno con sotto 2 di attacco potremo giocare il nostro trucco questo turno. A meno che non mi congeli il zombie. In questo caso facciamo così, ragazzi. Sperando che non ci congeli il nostro pirata. No, gioca un'altra noce. Non posso essere danneggiata. Ah, ma comunque non serve a niente perché tanto il nostro trucco funziona. Meno 2 alla bucaneve. E siamo a posto. Oh, fantastico. Andiamo a giocarlo. Aspettiamo, vediamo cosa fa. Potremmo utilizzare questo trucco. Faccio vedere che fa una strage proprio. Una strage. Ah, a parte sto tizio. Guardate un po', ragazzi, guardate. Assurdo, assurdo proprio. Ah, fantastico. Altri 2 di danni, questo lo pareremo. Più 2 frenesia, no? Ci teniamo. Giusto l'ha parato. Fantastico. 16 a 18. Manco sembra che il cedro fosse partito da 25 di vita. Usciamo il fuoco. Molto bene. Sta cominciando a piacere questo mazzo lapide. Sempre difficile leggere l'avversario che appunto ha un mazzo lapide, non sai mai cosa trovarti davanti. E... ah, più 2 di difesa. E non può essere danneggiata, chiaramente. Ma io faccio rimbalzare... che abbiamo in mano? Ah, facciamo rimbalzare lui. Abbiamo un altro erbicida. Potremmo utilizzare contro quella nocciola. Caso servisse nel prossimo turno. E diamo più 2 al nostro pirata. Così resta in vita. Ha anche frenesia, quindi può attaccare. Farsi spazio tra questa fila, attaccare anche il cedro direttamente. E ottenere altro più 1. Fantastico. 5-3 con 5 di attacco e frenesia. Caspita. Fa paura anche a me. Altro colpo parato. Siamo a 2. Molto bene. E sì, tutte le file occupate, quindi passiamo il turno. La partita più veloce che io abbia mai fatto fino a questo punto contro una pianta, uno zombie boss. La missione finale. Ah, ok. Questo quanto dà? Più 2, più 2. Quindi arriva a 5. 7 di attacco. E abbiamo vinto qua. Sì. Il pirata con la sua frenesia riuscirà ad attaccare direttamente perché gli rimarrà 1 di difesa.
E quindi la partita si conclude qua. Uno, ok, paesaggista toglie quella, il pogo attacca direttamente, fantastico. Più 100 di esperienza. Ok. Sei piccoli passi per il genere zombesco e niente. E nessun passo per l'umanità. Sì, hanno sconfitto chiaramente il cedro, anzi noi lo abbiamo fatto. Li hanno spediti proprio... fuori dalla luna. Ok, fantastico. Abbiamo ottenuto anche 100 di esperienza. Sinceramente mi aspettavo a qualche gemma. Ma comunque. Sì, prossimo capitolo ragazzi, contro il girasole. KO all'ok arcade, ok, molto bene. Ritorniamo, acquistiamo un pacchetto base. Fantastico. Chi è questo? Oh, sì. Lilamerang, fiore pianta soppressione, ok. Porta merenda dello Yeti, uno zombie ottiene +1/+1. Molto bene. E ingegnere drone zombot. Baffo senza zombie, lapide. Quando uno zombie senza infligge danni, quello zombie ottiene +1. Attiene alla categoria cervellosi. Molto, molto bene. Si conclude anche questo episodio qua, ragazzi. Come ho già detto, non ritornerò nel multigiocatore. Il mazzo lapide ve l'ho già mostrato nello scorso episodio nel multigiocatore. Una partita l'ho anche vinta. Non c'è nient'altro da aggiungere per questo video. Viene appunto in modo inaspettato, almeno per me, perché appunto non pensavo di registrare impiante contro zombie eroi. Ma comunque, già programmato tutto per i prossimi episodi, quindi vi do appuntamento in particolare al prossimo episodio di piante contro zombie eroi, dove mostrerò il fiore di maggio in azione. Sarà un mazzo interessante, una pianta interessante, un episodio interessante. Non scordatevi comunque anche il prossimo episodio di Garden Warfare 2, spero di ritornare appunto in quel gioco e farvi vedere il nuovo evento nel portale misterioso e una nuova caccia al boss. Scoprirete di quale caccia al boss si tratti, se non sapete già. A parte questo, vi ringrazio per la vostra presenza e per il vostro continuo supporto. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Qui è tutto, un saluto, alla prossima, bella!